ormai sarà qualcosa in comune. In realtà i teletaminanti ha quasi poco. Non ci sarà nessuno se avessi saputo cos'è combinata. Ma torniamo ai teletami, subito che mettiamo il messaggio. Iniziate a... Ciao, salve a tutti. Ripeti, di nuovo. Ciao! Un giorno a Teletabilandia i piccoli Teletubbies erano molto occupati con la neve. Occupazione e soccorso. Tinky Winky e Dipsy lasciavano le impronte dei piedini. Lasciamo le impronte dei piedini. Ora Dipsy e Tinky Winky cammina sulle impronte dei piedi e diciate qualcosa. Dei piedini. I piedi marciano sulle impronte. Ora pensa all'altro. Dei piedini. Da un altro lato cammina impronte e lasciando indietro le spalle, niente potrà essere accolto. Po lasciava l'impronta di Po. Beh, dimmi. L'impronta di Po. Dimmi, vediamo gli impronti di Po. Una, due, tre. Ops! Che male. Ma tutto contro... A me sembra come il mostro abominevole. Che è uno scherzo. L'impronta di Po. Ah, lascialo perdere. Ora l'altro. Che vedere quello. E Lala faceva una palla di neve. La palla di neve di Lala. Pensavamo, comincio a capirlo, che quando si mette audace, è audace, a forma di coraggio. Eccolo qua. Palla di neve. E poi, guarda un po', che bellezza. Lala mostrava la sua palla di neve a Tinky Winky, Dipsy e Po. Oh! Io mostro la mia palla di neve a Tinky Winky, Dipsy e Po. Prova a chiamarla una volta. Tinky Winky, Dipsy e Po! Vieni qui, al suo servizio. E poi chiamando. Guarda! Disse Lala. Palla di neve. Ripetiamo ancora una volta. Una palla di neve. Esclamavano tutti. Tinky Winky, Dipsy e Po pensavano che la palla di neve di Lala era troppo piccola. Troppo piccolo? Oh no! È troppo piccola! Non lo sopporto. Ma a Lala piaceva la sua piccola palla di neve. Come? Ma a me piace la mia piccola palla di neve. Non importa. Palla di neve. Allora ho capito. Prova un pochino. Poi la piccola palla di neve cominciava a rotolare. Avanti? Così va bene. Si rotola un pochino un po'. Rotolando, rotolando, la palla di neve di Lala diventava più grande. Oh, un altro grande. Più grande. Oh, appare un mostro abominevole. Oh, che paura. Sempre più grande. Terrorizzato. Diventa sempre più grande. Non posso crederci. Diventa sempre più grande. Avete visto che cos'era questo? Che palla di neve gigantesca. Una palla gigante enorme. Che palla di neve gigantesca. I piccoli Teletubbies andavano a prendere la palla di neve e poi raggiunge il sentiero che si addentrava in bottino e comincia a riprenderlo. Non riusciva mai a vivere così. Dopotutto, anche la palla di neve diventa un mostro di abominevole. Non potrà mai, era racconto prima. Voi sapete che era molto pericoloso. Potrebbe essere proprio nei guai.
i guai e i guai nessuno mai ha visto poco prima. E all'altra parte pensa motivo a una cosa: non ricorderà mai le regole. Subito, prima da un po', da un piccolo suggerimento: non potrà mai ammettere che la palla di neve diventa un mostro abominevole. I piccoli teletapi si fermano davanti. Oh no! Ecco che lo rifanno! Scappate! Si salvi di qua! Corri! Il mostro abominevole sta scatenato! Via! Scappate! Via! 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 Vai, 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 vai! Fuori, fuori! Che palla di neve gigantesca! Oh, te lo ricordi? Te l'ho detto! Che palla di neve gigantesca! Via! Di corsa! Ho detto! Non ascoltarmi quello che ha detto! E a farvi vedere che cos'era molto pericoloso. Ricordi? Avanti, scappa! Prima che si veda nei guai! Oh, grazie al cielo! Oh no, di nuovo ancora! Ha detto Nuno! Stai tornando il mostro abominevole! No, 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 non farlo così! Ho detto! Un pelo. Grazie al cielo. Così è andare alla casetta dei Teletubbies e a vedere un disastro che ha combinato. Che disastro! Guarda che cosa hai combinato! Hai visto che cosa è successo? Vergognati! Ma calma, calma! Che pasticcio di neve! Li vedi questo? Pasticcio di neve! Che cosa aspetti? Non aver paura! Prova un pochino di più! Poi Nuno aspirava la neve! Nuno aspira la neve, ha detto? E faremo le pulizie di primavera! Giusto, giusto! D'accordo, Nuno! Pulizia tutto! Fa spazzare via la neve! È un bel giorno di lavoro delle pulizie, come aveva detto l'altra volta! Squish, 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 squish! Ecco! Spostami! Ecco qua! Molto bene! Così si fa! Bravo, bravo! Ecco, bravo, così! Che schifo! Bravo, Nuno! Oh, bravo! Che cosa aspetti? Abbracciamoci! Tante coccole a Nuno! Tante coccole a Nuno! Un abbraccio ai tutti! I piccoli Teletubbies vogliono bene a Nuno! Vogliamo bene a Nuno! I Teletubbies si vogliono molto bene! Perché tante coccole? Tante coccole! Fate un abbraccio per venire la gioia! Molto bene! Diciate l'abbraccio di tutti quanti! Beh, suppongo! Vediamo al prossimo!